Salve a tutti. La seconda parte del nostro modulo sulla programmazione 2021-2027, il quadro europeo, nazionale e provinciale, è dedicata ad un richiamo su finalità e norme generali delle politiche di coesione nel 2021-2027 e ad un sintetico approfondimento sul Fondo Sociale Europeo Plus. Ricordate come nell'incontro precedente abbiamo parlato delle strategie europee per l'occupazione, l'istruzione, la formazione e l'inclusione sociale. Abbiamo visto come l'atto più rilevante nell'ambito di queste strategie sia il pilastro europeo dei diritti sociali e abbiamo visto come il pilastro venga poi attuato sia attraverso pianificazioni, raccomandazioni e strategie specifiche di settore e poi materialmente venga implementato attraverso fondi e programmi. In questo incontro noi ci occupiamo del maggiore strumento di attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, che è il Fondo Sociale Europeo Plus. Nel 2021-2027 abbiamo questo leggero cambiamento della denominazione del fondo che ci dà anche l'idea di come sia un po' aumentato, insomma, lo spettro degli interventi che questo fondo finanzia. Ecco, iniziamo col richiamare la regolamentazione generale dei fondi. Nel 2021-2027 noi abbiamo un regolamento comune che stabilisce un insieme condiviso di regole, questo per ridurre gli oneri amministrativi per le autorità che se ne occupano e per i beneficiari dei programmi. Il regolamento comune in particolare è il regolamento 1060 del 2021. Ecco, vedete come questo regolamento stabilisce appunto delle norme comuni per una serie di fondi a gestione concorrente o prevalentemente a gestione concorrente, in particolare qui vediamo dei fondi che ci sono ben noti, come il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e appunto il Fondo Sociale Europeo Plus. Vediamo poi altri fondi rilevanti, anche a livello regionale e territoriale, come ad esempio il Fondo per gli Affari Marittimi e la Pesca, o il Fondo per una Transizione Giusta, o il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, e così via. Ripeto, il regolamento 1060 dà delle regole comuni per questi fondi. Naturalmente poi ciascun fondo ha un suo regolamento specifico e in particolare il Fondo Sociale Europeo Plus ha come regolamento rilevante il regolamento numero 1057 del 2021. Ecco, nella slide noi diciamo l'FSE è diventato FSE Plus perché è diventato il principale strumento dell'Unione Europea per investire nelle persone e attuare il pilastro europeo dei diritti sociali. Principale strumento, ma insomma, come abbiamo detto nell'incontro precedente, non l'unico, naturalmente, perché vi sono anche altri fondi che perseguono le finalità dei diritti dell'equità, in particolare per quanto riguarda occupazione, accesso all'istruzione e alla formazione, inclusione sociale. Allora, gli obiettivi strategici del 2021-2027 che sono condivisi tra questi fondi sono 5, e questo ce lo dice in particolare l'articolo 5 del regolamento 1060 del regolamento comune. Abbiamo un obiettivo strategico che si riferisce a un'Europa più competitiva e intelligente, e quindi qui parliamo di ricerca, sviluppo, innovazione e competitività delle imprese. Abbiamo un obiettivo strategico che riguarda la transizione climatica, quindi un'Europa resiliente, più verde, a basse emissioni di carbonio. Abbiamo un obiettivo strategico che riguarda la grande mobilità all'interno dell'Unione, un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità. Abbiamo un obiettivo strategico che è l'ambito di più diretta applicazione del Fondo Sociale Europeo Plus, che riguarda un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Abbiamo poi il quinto obiettivo strategico, che è un'Europa più vicina ai cittadini, che viene attuata attraverso strategie di sviluppo territoriale che in particolare nel nostro paese riguardano le aree urbane e le aree interne.
Ecco, il Fondo Sociale Europeo Plus ha l'ambito di elezione, l'ambito di applicazione elettivo nel quarto obiettivo strategico, quello di un'Europa più sociale e inclusiva, ma in realtà poi contribuisce al conseguimento di tutti gli obiettivi strategici. Pensate ad esempio all'importanza di costituire competenze per un'Europa più competitiva e intelligente oppure per la transizione climatica. Ecco, gli obiettivi strategici dei fondi vengono articolati in obiettivi specifici che sono poi indicati dai regolamenti di settore, per esempio del FES e dell'FS Plus, e in settori di intervento. Questo passaggio poi è molto utile per comprendere più agevolmente la struttura dei programmi 2021-2027. Quindi noi abbiamo questi cinque grandi obiettivi strategici, che sono fissati nei regolamenti e che devono essere applicati anche a livello di programmi. Gli obiettivi strategici vengono attuati mediante obiettivi specifici, anch'essi individuati nei regolamenti, in particolare nei regolamenti dei fondi. Gli obiettivi specifici vengono poi attuati attraverso interventi e in particolare attraverso le azioni identificate nei programmi. Su questo tra breve comunque torneremo. Diamo uno sguardo a come è articolato il regolamento FS Plus. Noi abbiamo delle disposizioni generali che in particolare riguardano obiettivi generali e specifici, riguardano la dotazione di risorse, riguardano i principi orizzontali. Abbiamo degli elementi che riguardano l'FS Plus in gestione concorrente, con regole che riguardano la concentrazione, il partenariato, la specificità di programmazione, le azioni innovative, l'ammissibilità della spesa. Abbiamo una parte che riguarda la gestione diretta e indiretta. La gran parte delle risorse dell'FS Plus è in gestione concorrente. Ricordate, ne abbiamo parlato nello scorso incontro e quindi viene attuata attraverso una delega dell'Unione Europea agli Stati membri perché programmino e attuano il fondo. Una parte minore, ma comunque importante dal punto di vista strategico, è gestita direttamente dalla Commissione secondo la formula appunto della gestione diretta e indiretta. La parte finale del regolamento riguarda deleghe e comitati. Ecco, qui metto subito in rilievo, insomma, tre aspetti particolarmente rilevanti per noi. Il regolamento FS Plus opera secondo principi orizzontali della parità di genere, delle pari opportunità, della non discriminazione. E vedete come ritornano i temi richiamati inizialmente dal grande atto politico del pilastro europeo di diritti sociali. Un secondo punto viene esplicitamente richiamato rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Un terzo punto rilevante è che vale, come in tutti i fondi, il principio di partenariato. Le parti sociali e le organizzazioni della società civile devono partecipare alla realizzazione delle politiche sostenute dall'FS Plus ed anzi, e questo lo vedremo fra breve con un po' più di dettaglio, l'FS Plus deve contribuire allo sviluppo delle capacità delle parti sociali anche sotto forma di formazione, creazione di reti, rafforzamento del dialogo sociale. L'obiettivo generale dell'FS Plus è ovviamente coerente con le disposizioni del Pilastro europeo dei diritti sociali. Cosa ci dice il regolamento? L'FS Plus sostiene gli Stati membri e le regioni per raggiungere elevati livelli di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il futuro mondo del lavoro, nonché società inclusive e coese volte a sradicare la povertà e realizzare i principi stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali. Le risorse complessivamente stanziate dal regolamento 1057 sono ingenti, circa 88 miliardi di euro a prezzi 2018, quindi a prezzi correnti questa somma è superiore. La gran parte, come vi dicevo, è in gestione concorrente, quindi la programmazione e l'attuazione è delegata agli Stati membri. Una piccola parte è in gestione diretta o indiretta, una parte piccola ma sperimentale e significativa. Ecco, come vi accennavo,
gli obiettivi generali dell'FS Plus sono declinati in obiettivi specifici. Gli obiettivi specifici sono identificati dal regolamento dell'FS Plus, il regolamento 1057, e costituiscono un riferimento molto importante per i programmi, nel senso che i programmi devono recepire gli obiettivi specifici del regolamento dell'FS Plus e devono predisporre delle azioni che siano coerenti rispetto al conseguimento di questi obiettivi specifici. Naturalmente, e questo poi lo vedremo con particolare insomma, rilevanza quando parleremo di programma FS Plus della provincia autonoma di Bolzano, naturalmente non era necessario inserire tutti gli obiettivi specifici nei programmi, ma si potevano selezionare gli obiettivi specifici ritenuti maggiormente rilevanti rispetto al proprio contesto di intervento. Allora, molto rapidamente vediamo quali sono questi obiettivi specifici dell'FSU. Sono identificati, e questo lo fa proprio il regolamento, mediante lettere. Quindi abbiamo quattro obiettivi specifici che fanno parte della priorità dell'occupazione, del lavoro e dell'occupazione. Gli obiettivi sono occupazione, in particolare accesso all'occupazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, disoccupati, gruppi svantaggiati, persone inattive, istituzioni e servizi del mercato del lavoro, di cui è necessario conseguire una modernizzazione e una maggiore efficacia, parità ed equilibrio vita-lavoro, partecipazione al mercato del lavoro equilibrata per genere, parità di condizioni di lavoro, migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, adattamento e salute, adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori ai cambiamenti, invecchiamento attivo e sano, ambiente di lavoro che tengono conto dei rischi per la salute. Passando agli obiettivi specifici dell'FS Plus, abbiamo migliorare i sistemi di istruzione e formazione per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, promuovere l'introduzione di sistemi formativi duali apprendistati, accesso all'istruzione e formazione, qui la parola chiave è la parità di accesso a una formazione e a un'istruzione inclusiva e di qualità. Apprendimento permanente, quindi l'apprendimento riguarda tutte le fasce della popolazione indipendentemente dalla loro età e quindi in particolare riguarda il mondo degli adulti. Gli altri obiettivi specifici riguardano la priorità dell'inclusione e riguardano l'inclusione attiva, il miglioramento dell'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati, l'integrazione socio-economica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, l'integrazione delle comunità emarginate, come i Rom, l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili a prezzi accessibili, l'integrazione delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, la deprivazione materiale. L'FS Plus finanzia anche degli interventi proprio di fornitura di beni essenziali per le persone in particolare, in condizioni di particolare vulnerabilità. Agli obiettivi specifici, nell'ambito dei regolamenti, fanno riferimento anche dei settori di intervento, che sono poi specificati in un allegato del regolamento generale. Vedete quindi come i regolamenti siano precisi nel mettere i binari su cui poi si devono, su cui poi sono state elaborate, insomma, le programmazioni. Questi settori di intervento, qui ne ho riportato, alcuni fra i diversi, per dare un esempio, ecco, settori in cui interviene l'FS Plus, tra gli altri sono misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione, misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata, sostegno per l'occupazione giovanile, sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese, sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali. Sono importanti questi settori perché poi nei programmi ne troviamo delle azioni che sono definite dalle amministrazioni titolari dei programmi, ma che devono essere strettamente
correlate a questi settori di intervento. Insomma, vedete quindi com'è strutturata la programmazione dei fondi della coesione. Gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, settori di intervento, le azioni definite dai programmi devono essere coerenti con questi settori di intervento. L'FS Plus abbiamo delle dimensioni ulteriori che riguardano in particolare le tematiche secondarie, ovvero tematiche di particolare rilevanza per la programmazione e l'attuazione del Fondo Sociale Europeo Plus. Tra le tematiche secondarie, non le leggo tutte, ma insomma, per capire insomma, un po' di che cosa si tratta, vedete, contribuire alle competenze, all'occupazione verde, all'economia verde, sviluppare competenze e occupazioni digitali, investire nella ricerca e innovazione, la specializzazione intelligente, investire nelle piccole e medie imprese. È un'ulteriore qualificazione degli investimenti che nei vari programmi regionali e nazionali si fa utilizzando il Fondo Sociale Europeo Plus. Infatti, come vedremo meglio fra breve, nei programmi è stato necessario quantificare le risorse destinate a queste varie tematiche secondarie. Fra l'altro, queste griglie servono anche poi alla Commissione europea per fare sostanzialmente una sintesi delle scelte compiute per l'utilizzo dell'FSE Plus a livello di singoli Stati membri e di singoli programmi. Nei programmi io ho delle tabelle che mi esprimono tutto questo, in particolare vengono denominate in questa programmazione dimensioni. Quindi io ho delle tabelle relative alla dimensione settore di intervento. Ricordate, ne abbiamo parlato con riferimento a ciascun obiettivo specifico. Ho delle tabelle che riguardano la dimensione tematiche secondarie, e ne abbiamo appena parlato, ho anche delle tabelle che riguardano la dimensione della parità di genere, dove per ciascun obiettivo specifico è necessario precisare le risorse dedicate, focalizzate sulle questioni di genere o che promuovono l'integrazione di genere. E quindi un'attenzione particolare a questo aspetto. Ecco, non poteva mancare naturalmente un accenno agli indicatori del Fondo Sociale Europeo Plus. Nel 21-27 noi abbiamo indicatori di output che misurano le realizzazioni prodotte dagli interventi e indicatori di risultato che misurano gli effetti degli interventi sui loro destinatari diretti. Questo vale in generale per i fondi. Vale in generale per i fondi anche la distinzione fra indicatori comuni e indicatori specifici. Gli indicatori comuni, che vengono recepiti e quantificati nell'ambito dei programmi sono quelli specificati direttamente dai regolamenti. Gli indicatori specifici sono quelli che vengono individuati nei programmi, direttamente dalle amministrazioni che, curano i programmi stessi. Insomma, se su alcune misure c'è l'esigenza di rappresentare meglio un intervento rispetto a quanto possa fare l'indicatore comune, ecco, le amministrazioni avevano la possibilità di inserire degli indicatori specifici. Per quanto riguarda in particolare il Fondo Sociale Europeo Plus, vedete, il regolamento riporta un elenco di indicatori, ovviamente gli indicatori comuni di output e di risultato. Gli indicatori di output riguardano le operazioni rivolte a persone oppure le operazioni rivolte ad enti, per esempio il numero di disoccupati di lungo periodo trattati nell'ambito di un'attività di formazione è un indicatore comune di output relativo ad operazioni rivolte a persone. Abbiamo poi degli indicatori comuni di risultato distinti fra il breve periodo, ovvero che riguardano le persone che sono appena uscite dal trattamento dei fondi, per esempio in termini di accompagnamento al lavoro, di istruzione e formazione, e abbiamo degli indicatori di risultato cosiddetti di lungo periodo, per esempio i partecipanti che conseguono un lavoro 6 mesi dopo il termine dell'attività. Ecco.
Questi indicatori io li trovo naturalmente quantificati all'interno dei programmi, dove ho delle tabelle ad hoc che riguardano indicatori di output e indicatori di risultato. Ecco, naturalmente in queste tabelle le amministrazioni titolari dei programmi hanno inserito dei target. Per quanto riguarda gli indicatori di output, dei target intermedi al 2024 e un target finale al 2029, per quanto riguarda gli indicatori di risultato, un target finale al 2029. E quindi leggere queste tabelle dovrebbe darci un'idea relativamente chiara, o dovrebbe contribuire a darci un'idea relativamente chiara su quali sono le finalità di un programma. Per quanto riguarda, insomma, le varie priorità che vengono attuate, ad esempio, per quanto riguarda la crescita dei livelli occupazionali, la crescita oppure la crescita, ad esempio, delle competenze delle persone, o ancora la fuoriuscita da una condizione di esclusione sociale di una parte della parte più vulnerabile, insomma, della popolazione. Quindi gli indicatori, insomma, al di là del loro aspetto tecnico, insomma, ci danno un'informazione più precisa, più focalizzata su che cosa un programma alla fine intende realizzare. Ecco, anche questa parte, insomma, del nostro modulo sulla programmazione europea, nazionale e provinciale è conclusa. Ci diamo appuntamento alla prossima parte di questo modulo per vedere innanzitutto quali sono le grandi scelte nazionali riguardanti le politiche per il lavoro, l'istruzione, la formazione e i diritti sociali.